proposta dell'1% in più di gestione per quanto riguarda Trenord, ci sono state posizioni? No, non ho ancora parlato, è un'idea che ho avuto, lo aveva accennata tempo fa Salvini, adesso devo incontrarmi con il ministro per parlare di tante cose, delle varie infrastrutture di cui noi abbiamo bisogno, capire come ci coordiniamo, ecco, per fare in modo che ci sia un progetto omogeneo, e poi parleremo anche di questo. Nel concreto un 1% in più, quindi la maggioranza, che cosa significherebbe per... Ma innanzitutto significherebbe che dobbiamo decidere soltanto noi, non dobbiamo condividere le decisioni con i nostri soci, poi significherebbe anche un riconoscimento del fatto che noi in questi anni abbiamo sempre investito, mentre per ora il nostro socio non ha investito assolutamente niente.